Bene, rieccoci qua nella seconda parte di Prima Mattina. Anche oggi faremo una panoramica con il nostro ospite per quanto riguarda sia i campionati di calcio, ma parleremo anche e soprattutto di basket. Abbiamo qui il responsabile del basketball Teramo, Mario Di Francesco. Ciao Mario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, facciamo appunto la nostra solita panoramica a 360 gradi, partendo, in questo caso andando a vedere i risultati per quanto riguarda la Serie C. Si giocava appunto la 32esima giornata, vedete qui tutti i risultati. Quello che ci interessa nello specifico, tra poco andremo anche a vedere il servizio e faremo pure un'analisi con Mario Di Francesco, è la vittoria, la bella vittoria del Teramo sul campo della Giana Erminio 2-1, una vittoria anche in rimonte, i biancorossi erano sotto 1-0. Vedete appunto tutti gli altri risultati e in virtù di questi risultati vediamo la classifica dopo la 32esima. Il Pordenone che resta sempre in testa a quota 63, recupera un po' di terreno la Triestina che va a quota 57 e vedete insomma lì è una vittoria molto molto pesante per i biancorossi di mister Agenore Maurizi, che salgono a quota 37 punti e quindi dato insomma una bella scossa per quanto riguarda la quota salvezza. Allora, prima di entrare dal vivo dell'analisi, andiamo a vedere proprio il servizio della vittoria del Teramo contro la Giana Erminio e poi rientriamo in studio. Il Teramo continua a costruire la sua salvezza in trasferta e dopo Ravenna e Bergamo espugna anche Gorgonzola battendo 2-1 la Giana Erminio. Terza vittoria consecutiva lontano dal Bonolis e forse per la prima volta in stagione zona playoff più vicina di quella playout. Pronti via e Lombardi di Maspero, imbattuto da quando siede sulla panchina della Giana, mettono le cose in chiaro. Al sesto, subito grande risposta di Pacini su colpo di testa del capocannoniere Perna da calcio d'angolo. La situazione si ripete ed è abile in questo caso Solerio a trovare la spettacolare girata al volo che fulmina il numero 1 biancorosso, 1-0. Il Teramo non si scompone e mette in piedi una prestazione di sostanza, approfittando anche dell'atteggiamento propositivo degli avversari. Al 39esimo da calcio d'angolo Caidi serve la corrente Proietti che lambisce il palo. È il preludio al gol che arriva al 42esimo. Apertura di Spighi sul lato opposto per Celli. Il sinistro al volo dell'esterno è così potente da impedire l'intervento di Leoni. Pari meritato per il Teramo. Il Teramo c'è e trova il gol partita. Azione confusa col pallone che danza pericolosamente davanti alla porta di Leoni. Caidi non riesce a concludere, ma è letale Sparacello a trovare l'angolo giusto, vanificando i tentativi disperati di due difensori. La girandola dei cambi, operata dai due allenatori, non cambia la sorte del match. L'unica vera occasione per la Giana è al 75esimo, con un tiro di Palesi che ricade poco alto sulla traversa. I padroni di casa restano in 10 al 92esimo per l'espulsione di Montesano che a terra zecca, subentrato a De Grazia, lanciato in rete. Finisce qui, vince il Teramo che fa tre passi in più verso la salvezza. Allora Mario, abbiamo visto appunto la sintesi a cura di Alessandro Di Emidio, il servizio appunto della vittoria del Teramo, vittoria pesantissima, tra l'altro Mario, una vittoria in rimonta fuori casa, quindi a dimostrazione che il Teramo ultimamente in trasferta si trova molto a suo agio, quindi davvero una bella vittoria per i biancorossi. Sì, il Teramo effettivamente ultimamente sta un po' sovvertendo sempre il fattore campo, purtroppo in casa, esatto. Però fuori casa questa vittoria, stavamo commentando appunto la parte bassa della classifica e sono veramente 8-9 squadre in 3-4 punti, quindi questi sono veramente tre punti veramente pesanti per evitare le zone basse della classifica. Speriamo che adesso si continui, si cambi questa tendenza, anche perché magari in casa è anche più bello vincere, insomma. E tra l'altro insomma mi ha dato l'assist perché lo stesso mister Maurizi insomma ha detto siamo stati bravi, però guai ad abbassare la concentrazione, in virtù anche poi della scorsa sconfitta in casa con la Virtus Verona, che si veniva anche lì da una bella vittoria, quindi il Teramo che va un po' a corrente alternata adesso. Sì, è giusto mantenere questo trend praticamente. Sì, sì, appunto, io adesso non so quante partite manchi alla fine, però nella parte destra della classifica, che Teramo è al comando, abbiamo visto, esatto. Però sono tutte quante lì, quindi non bisogna fare passi falsi, insomma, questo è importante. Ecco, forse adesso stiamo rivedendo la classifica. La lotta è serratissima per quanto riguarda la parte destra. Sì, sì, sì.
assolutamente. Allora, adesso scendiamo di categoria, andiamo a vedere quanto è successo invece nel campionato di Serie D. Nel girone F, ovviamente, nello specifico, si giocava la 32esima giornata. La vittoria che ovviamente balza agli occhi è la bellissima vittoria del Pineto di Mister Amaulo sul campo del Cesena. Il Cesena che è una storica, insomma, una squadra storica del nostro campionato. 2-1 per il Pineto che spugna appunto il Manuzzi. Il Pineto è davvero bestia nera per i romagnoli. Poi un'altra bella vittoria è quella delle Giulianove, tra poco andremo a vedere il servizio, 2-0 per i giallorossi che ottengono Alfadini, 3 punti anche qui molto pesanti in ottica salvezza contro il Campobasso. Pareggia invece il Notaresco contro la San Giustese. La classifica quindi dopo la 32esima giornata, il Cesena che resta al comando, però vedete lì, insomma, adesso sono 4 i punti che di distanza con la seconda in classifica, in questo caso il Matelica. Bel balzo in avanti anche qui del Pineto che riaggancia in pratica il Notaresco a quota 52. Nella parte destra della classifica, lo abbiamo detto poco fa, la vittoria è molto molto importante per il Real Giulianova che sale a quota 37 punti. Allora andiamo a vedere proprio adesso il servizio della bella vittoria dei ragazzi di Bolzan e delle Giulianova contro il Campobasso e rientriamo in studio. Il Real Giulianova vince e convince, batte meritatamente il Campobasso, dimentica la sconfitta di Iesi e si rilancia in classifica a più 7 sulla zona playout. Giallorossi in campo con la difesa 3 del grosso stringe i denti ed è in campo dal primo minuto nel giorno del suo compleanno. Napolano confermato a centrocampo e Tozzi Borsoi davanti titolare nel Campobasso. In attacco Bagatti sceglie Alessandro e Cogliati con Mosetti in panchina. Arbitra Nicola Di Giovanni di Caserta. Cronaca, parte bene il Giulianova, quinto minuto, ci prova Napolano su punizione, palla di poco alta sulla traversa. Al settimo è attento Pagliarini sul tentativo del Campobasso di sorprendere la difesa giallorossa. La squadra di Bolzan reclama due volte il penalty tra il 12esimo e il 13esimo minuto. Prima Tozzi Borsoi e poi Torelli cadono in area sul contatto con gli avversari. In entrambi i casi lascia proseguire Di Giovanni tra le proteste dei giocatori giallorossi e della tribuna. Al 20esimo proteste anche sul calcio di punizione, ancora di Napolano, per un sospetto tocco di gomito. L'azione finisce con un fallo in attacco giallorosso. Il Campobasso sembra essere poco incisivo ed il Real Giulianova passa al 37esimo. Tocco di mano in area da parte di Antonelli in area rosso-blu e questa volta l'arbitro senza esitazioni dice calcio di rigore. Tozzi Borsoi sul dischetto fa 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi sfiorano il 2-0 per ben due volte. Al 39esimo Barlafante fa tutto bene, sinistro giro che non trova lo specchio. Al 41esimo sembra essere fatta per la doppietta di Tozzi Borsoi, ma il destro finisce ancora clamorosamente alto. Tozzi Borsoi si fa anche male e verrà sostituito nella ripresa. Nel secondo tempo sembra essere più vivace il Campobasso. Al terzo, su azione di calcio d'angolo, va col destro al limite Cogliati, palla alta sulla traversa. Stessa sorte al quinto per Alessandro, che si infila tra le maglie giallorosse, ma non trova lo specchio della porta. Al 24esimo Barlafante riceve palla, si libera, entra in area e si inventa una perla di sinistro che fa esplodere il Fadini. 2-0 Giulianova. Il Campobasso non reagisce. Al 31esimo ci prova ancora Napolano, protagonista, il suo destro impegna Sposito che respinge. Il finale di gara si gioca in 6 minuti e al 47esimo viene espulso Crisci per un doppio giallo. In precedenza dalla panchina era stato espulso anche Tozzi Borsoi. Poi Musetti al 48esimo potrebbe riaprirla ma colpisce il palo ed allora finisce 2-0. Seconda vittoria consecutiva al Fadini per gli uomini di Bolzan, attesi ora domenica prossima dall'Isernia. Allora, questo era il servizio a cura di Luigi Prosperi della vittoria del Giulianova. Mario, innanzitutto, che gol che ha fatto Barlafante, quasi da PlayStation. Mamma mia, bellissimo. Una perla letteralmente. Sì, sì. Tra l'altro, appunto, abbiamo detto, vedremo anche qui poi nuovamente la classifica, è una giornata positiva perché sono state due vittorie ed un pareggio per quanto riguarda le squadre teramane. Ti chiedo un flash, insomma, anche su questa bella vittoria non solo del Giulianova in ottica salvezza, ma soprattutto del Pineto vincere al Manuzzi di Cesena, insomma, tanta roba.
Beh sì, poi effettivamente Pineto sta dimostrando di essere una squadra veramente quadrata, però come dici tu, insomma, vincere in casa del Cesena, come vediamo, aveva quasi ammazzato il campionato, esatto. Insomma, è un'impresa, sicuramente un'impresa. Tra l'altro è quasi appunto riaperto, perché poi ecco il Matelica che recupera sì. Un punto, quindi guasta anche un po', diciamo, la festa. A dimostrazione che bisogna, ecco, come diceva il tecnico del Teramo, insomma, rimanere concentrati ogni partita, d'altra parte questo è lo sport, insomma. Esatto, esatto. Allora, scendiamo adesso nel campionato di eccellenza, anche qui vediamo risultati e classifica, si giocava la 31esima, vedete qui tutte le partite. Allora, il Chieti, che in questo caso è la capolista, pareggia in casa col Delfino Flacco Porto, però non ne approfitta la Torrese, perché appunto i teramani perdono 2-0 contro il Capistrello, pareggia l'Alba Adriatica, vedete 1-1, vittoria importante del Pontevomano in ottica salvezza 2-1, perde il Nereto in casa 2-0 contro il Penne, ci sono stati anche poi degli scontri tra i tifosi, il Martinsicuro che è già retrocesso perde 4-1 contro l'Acqua e Sapone. La classifica dopo la 31esima resta sempre al comando, lo vedete il Chieti, però né Torrese né San Buceto approfittano del pareggio dei Neroverdi e quindi insomma situazione che resta abbastanza invariata, Spoltore e Capistrello che comunque vincono, l'Alba Adriatica che pareggia, e adesso andiamo proprio a vedere il pareggio tra Renato Curi Angolana ed Alba Adriatica. Punti in palio importanti al Petruzzi di Città Sant'Angelo, si affrontano Angolana e Alba Adriatica, chi per fare gli ultimi passi per la salvezza diretta e chi invece per restare aggrappato al treno playoff. L'intento delle società è comunque uno, far crescere i tanti giovani assieme ad elementi di esperienza. Fischia Paolo Di Carlo della sezione di Pescara, primo tempo molto equilibrato e godibile per numero di occasioni da rete, la prima capita sul piede di Miani, Abate in qualche modo riesce a sventare la minaccia e a ritrovarsi il pallone vicino, la risposta Angolana è affidata alla testa di Bizzarri, Petrini si accartoccia e blocca, è un momento favorevole per la squadra di mister De Eugenio che col 3-5-2 in ampiezza mette in difficoltà gli avversari, tutta di prima la combinazione che porta Nepa al tiro, Petrini è super sia sul numero 11 che sulla ribattuta di Maloku. Alla mezz'ora Andiaye va via sul filo del fuorigioco e spiazza il portiere, si alza la bandierina proprio nel momento più bello per l'attaccante. Finale di tempo che torna in mano ai ragazzi terribili di Zotti. Miani si inserisce bene, Abate gli sbarra la strada. Un minuto di recupero al termine del quale l'Alba passa in vantaggio. Miani porta a spasso gli avversari, Emili alza il pallone che dopo una carambola varca la linea di porta. 1-0, l'ultimo tocco è probabilmente di Di Pietrantonio. Esultano gli albenzi, va direttamente negli spogliatoi l'Angolana. Nella ripresa l'Alba prova a chiudere il discorso, ma Giambè cicca la sfera da ottima posizione. La partita è molto bella, Ndiaye manca l'appuntamento col pallone. Giambè dall'altra parte, uno contro uno con Abate che lo ipnotizza e tiene a galla i suoi. Maloku è una freccia dritta nel cuore della difesa ospite, destro che spacca la traversa e grazie all'Alba Adriatica. Ancora il 3, 5 minuti dopo, con lo slalom speciale, conclusione che fa la barba al palo. La pressione dell'Angolana viene premiata al 42esimo, azione ragionata, tutti dentro l'area di rigore e sfera che arriva a Luca D'Alonso sul filo del fuorigioco e glaciale il 7 che ristabilisce punteggio e gerarchia della partita. 5 minuti di recupero, ancora Renato Curi Angolana, calcio d'angolo, Labi è il più lesto di tutti, il mirino non è attivo. A pochi secondi dal triplice fischio Miani viene espulso da Di Carlo per doppia ammonizione facendo infuriare la panchina ospite. Termina 1-1, l'Angolana trova un punto importante per la salvezza diretta con un secondo tempo da protagonista. L'Alba si stacca momentaneamente dal treno playoff a 3 giornate dalla fine del campionato. Partita quindi avvincente tra Renato Curi Angolana e l'Alba Adriatica. Adesso rapidamente scendiamo di categoria, vediamo quanto è successo nel campionato di promozione. In questo caso andiamo a vedere nello specifico il girone A, si giocava la 30esima giornata, vedete l'Angizia Luco, il big match era quello tra Piano della Lente ed Angizia Luco, con i marsicani che perdono 2-1 appunto in casa dei ragazzi di mister Muscarà. Vedete poi tutte le altre partite, il Castelnuovo che vince 2-0 contro il Tossicia, resta appunto in scia per quanto riguarda la zona alta della classifica che andiamo a vedere proprio in questo momento. L'abbiamo detto, l'Angizia resta comunque al comando a quota 7 punti, vedete lì Castelnuovo e Piano della Lente che comunque recuperano qualche posizione a quota 61, restano anche in zona playoff la nuova Sant'Egidiese ed il Montorio. Allora chiudiamo la pagina del calcio
E adesso andiamo a vedere, invece, apriamo la pagina dedicata al basket andando a vedere quanto è successo nel campionato di Serie A2, nello specifico nel girone Est. In questo caso si giocava la 26esima giornata e vedete lì, insomma, la partita che ci interessa nello specifico è la bella vittoria dei Roseto Sharks contro l'Assigeco Piacenza, 82-72, sesta vittoria consecutiva per i biancazzurri tra le muramiche del Pala Maggetti. Vedete poi tutti gli altri risultati, la Fortitudo che vincendo a 100 e soprattutto grazie anche alla vittoria di Verona contro la poderosa Montegranaro praticamente si porta ad una vittoria dalla matematica promozione in Serie A. Vediamo quindi la classifica: Bologna che comanda a quota 46 punti, poi vedete Treviso e Montegranaro sono lì a quota 40, Roseto che è in piena zona playoff, ricordiamo vanno ai playoff dalla seconda alla nona, Roseto è in ottava posizione insieme a Mantova a quota 26 punti. Tra poco abbiamo anche le immagini, quindi andremo a vedere tutti gli highlights, però entro intanto nel merito, nell'analisi con Mario Di Francesco. Mario, una vittoria importantissima per Roseto, soprattutto andiamo a vedere il perché, perché ottenuta anche con tanti infortunati, Rodriguez che era febbricitante, quindi insomma poi sentiremo anche D'Arcangeli e Pieric perché abbiamo pure le interviste, quindi è una vittoria che vale tantissimo anche perché la Assigeco era lì soltanto a due punti, quindi Roseto che blinda il discorso salvezza e resta in zona playoff. Sì, Roseto che è appunto contrariamente probabilmente agli ultimi tempi del Teramo Calcio, invece il fattore campo lo fa funzionare come in realtà ha quasi sempre fatto nella sua storia. È una squadra che comunque da parecchio tempo sta trovando, diciamo, la quadratura del cerchio, esatto. Una squadra che sia in casa che fuori si sa far rispettare, quindi tutto lascia ben sperare per il raggiungimento di questi playoff, insomma, che è un obiettivo raggiungibile, insomma, visto anche come si sta comportando in questo periodo, insomma. Tra l'altro D'Arcangeli, diciamo, in conferenza stampa ha pure dichiarato che, l'abbiamo visto più che altro, l'abbiamo letto negli articoli, ci picchiano un po' troppo, secondo me anche perché Mario Roseto è pure una squadra molto fisica, gli avversari adesso tendono anche a metterti ancora di più le mani addosso, però appunto nonostante questo vinci, quindi insomma aumenta ancora di più la fiducia, contando che è un under 23 praticamente, quindi sono anche ragazzi che vivono di entusiasmo soprattutto. Sì, sì, vabbè, diciamo che sono ragazzi abituati al contatto fisico, esatto. Proprio perché hanno questa struttura ben messa, e quindi credo che andare sul lato appunto del combattimento non trovi Roseto impreparata, anzi, insomma, fai praticamente, esatto, il loro gioco, probabilmente sì. Allora, per restare ancora nell'analisi per quanto riguarda appunto la bella partita, la bella vittoria, intanto qua vediamo appunto tutte le azioni del match tra Roseto Sharks e Assigeco Piacenza, andiamo comunque, abbiamo le interviste realizzate nel post partita dal collega, dal detto stampa anche degli Sharks, Fabio Talamonti, quindi andiamo ad ascoltare sia coach D'Arcangeli e poi anche il capitano Simone Pieric. Questa sera, quando uno poi pensa a che cosa poteva andare meglio, poteva andare peggio, certamente meglio di così quello che hanno fatto tutti quelli che si sono dedicati a recuperare Simone, Jeff, insomma non credo si potesse fare. Questo significa che se la squadra è una squadra che in questo momento si può collocare in classifica ad alto livello, anche lo staff, soprattutto lo staff medico in questo caso, che lavora dietro le quinte, oggi credo abbia la necessità, il piacere di stare sotto la luce dei riflettori, quindi vi prego di segnalarla a tutti quelli che conoscete nelle vallate, che questi sono quelli bravi sul serio. Insomma, loro confermano che sono ragazzi, confermano per se stessi e per tutti quelli che li guardano, che sono ragazzi di valore, che fanno tanti errori ma sanno fare tante cose e che se si sforzano di focalizzare la loro attenzione nel fare le cose, quelle che sanno fare, aiutano questa squadra, aiuteranno tutte le squadre dove giocheranno. È chiaro, hanno la velleità di, oltre a giocare ad alto livello, migliorare, fare tutto un percorso. Volevo ringraziare, dire bravi ai giovani, a Joe e a Jordi, che hanno fatto tanto oggi, soprattutto quando con l'uscita di Lucky eravamo ancora uno in meno, si è fatto male anche Paul, quindi eravamo veramente corti e loro hanno fatto una gran partita, ci hanno tenuto, anzi hanno dato il via al più 10. Sono stati bravi anche perché è stata una partita, abbiamo visto tutti, difficile, eravamo corti, si vedeva che eravamo un po' stanchi, perché secondo me si iniziano a farsi sentire queste rotazioni corti, anche perché siamo una squadra che spende tanto.
Allora, queste sono appunto le dichiarazioni sia di D'Arcangeli che di Pjeric. Mario, io ricordo tra l'altro le dichiarazioni di D'Arcangeli quando Roseto aveva perso con Ravenna, che aveva un pochettino detto ci siamo specchiati, un po' troppo, insomma, ci siamo un po' stesi, poi ci sta, insomma, che perdi contro Ravenna. Però ecco, qui lo stesso coach ha innanzitutto elogiato il lavoro poi dello staff medico, perché poi l'ha detto anche Pjeric, erano praticamente cortissimi, però poi l'ha detto, siamo stati bravi a non accontentarci, quindi in questo caso secondo me può essere, poi te lo chiedo appunto, questa è anche la domanda, può essere pure la vittoria che ti può dare quella spinta ulteriore adesso per crederci veramente nei playoff. Il calendario non è dei più facili, la prossima si va a Treviso, però è una vittoria che ti può sbloccare, perché in questo caso, ecco, se perdevi, ok, dici vabbè, siamo salvi, ci accontentiamo. Invece, nonostante, ecco, la rotazione ridotta, Roseto ha dato un bel segnale, soprattutto per conquistare i playoff. Ma sì, poi essendo una squadra giovane è chiaro che forse è più soggetta di altre a dei miglioramenti nel corso del campionato, esatto, che è proprio quello che credo stia facendo Roseto, cioè i ragazzi stanno prendendo consapevolezza intanto del campionato che stanno facendo e poi di quello che è necessario fare per raggiungere i risultati. I giovani hanno sicuramente più margine di miglioramento dei giocatori più anziani che indubbiamente hanno dalla loro l'esperienza, la costanza e il rendimento, certo. Quindi diciamo, sono più soggetti a sbalzi magari di prestazioni, però poi una volta che ecco, si prende coscienza, prendono coscienza dei propri mezzi, magari è una di quelle squadre che può dare nel finale di più di altre, insomma. E saremo ovviamente a vedere. Allora, lasciamo il Palamaggetti di Roseto, tra l'altro con questa bellissima schiacciata di Brandon Sherrod, andiamo a vedere invece quanto è successo, scendiamo di categoria e quindi andiamo a vedere quanto è successo nel girone C di Serie B. Si giocava la 26esima giornata, la partita che una delle partite ci interessa nella sconfitta con l'onore delle armi, perché non inganni il punteggio dice 95-76 per San Severo, ma l'Adriatica Presteramo ha dato battaglia per tre quarti abbondanti di gioco, così come ha dato battaglia, ha fatto sudare davvero le cosiddette sette camicie il Campli, che perde di poco in casa contro Senigallia che è in piena zona playoff, quindi formazione di tutto rispetto, 80-87 per i marchigiani, e poi la vittoria importantissima, perché vale praticamente attualmente i playoff per quanto riguarda il Giulianova di coach Cesare Ciocca, 83-69 contro Catanzaro. Poi il big match tra Fabriano ed Unibasket Pescara viene vinto dai Cartai 77-62. Riposa Velchieti, la classifica quindi dopo la 26esima giornata, comanda ovviamente sempre San Severo a quota 46 punti, il Chieti che segue a 36, vedete, eccola lì Giulianova che praticamente è solitaria all'ottavo posto in classifica, che attualmente vuol dire playoff. Cambia poco invece per quanto riguarda le ultime quattro, quindi perdono praticamente tutte e quattro, il Teramo che resta comunque al quart'ultimo posto, che lo riportiamo, è la posizione migliore per quanto riguarda la griglia playout, però ecco, vincono Ancona e Nardò e quindi si staccano di 6 punti. Tra l'altro la prossima partita sarà Teramo Civitanova e anche qui tra poco andremo a vedere le immagini della sconfitta dei biancorossi al Pala Falcone Borsellino di San Severo. Mario, questa era una partita, l'avevano detto tutti alla vigilia, gli stessi addetti ai lavori, lo stesso coach, insomma il capitano anche Andrea Lagioia, non era questa la partita da vincere, però secondo me, ti chiedo anche, tu sei anche un allenatore, quindi insomma la mia curiosità è anche questa, era secondo me è pure importante il modo in cui tra virgolette hai perso. In questo caso secondo me si può parlare paradossalmente di una sconfitta tra virgolette positiva, ovviamente perdere non fa mai bene, però ecco, è il modo in cui perdi, in questo caso il Teramo comunque la partita se l'è giocata, e io nei vedendo i primi due quarti, esatto, soprattutto i primi due quarti, leggendo anche un po' poi sul web le reazioni dei tifosi San Severo dopo il secondo quarto, insomma dopo il primo tempo, erano abbastanza preoccupati, perché comunque appunto il Teramo ha dato filo da torcere, quindi ripeto, è una sconfitta, però ecco, l'atteggiamento è stato buono da parte dei ragazzi di coach Domizioli. Sì, diciamo che appunto hai detto un po' tutto tu, questa partita era sulla carta proibitiva e il fatto di aver dato del filo da torcere la capolista nei primi due quarti dimostra che comunque i teramani sono in un buon momento tutto sommato, quindi la corsa si fa sempre insomma sul Sant'Elpidio, che fortunatamente ha perso, purtroppo 6 punti di distacco a questo punto del campionato da quelle che precedono sono veramente tanti,
Quindi il campionato manca forse una o due vittorie insomma al Teramo per poter tentare, ecco adesso stiamo rivedendo la classifica. Esatto, eccola qui. Poi fra l'altro sono squadre, ecco Nardò abbiamo vista domenica scorsa a Teramo, è una squadra sicuramente di buon livello. Ancona è una squadra che forse ha fatto la differenza rispetto a Teramo perché con due vittorie di misura nei confronti diretti ha scavato questo solco, insomma, quindi come si dice, adesso è inutile piangere sul latte versato, bisogna concentrarsi su questo finale di stagione. Mi pare che i ragazzi stiano rispondendo bene, insomma, in questi ultimi tempi. Mi hai dato appunto l'assist soprattutto nell'ultimo, ecco, nel tuo ultimo ragionamento. In questo caso, ecco, mancano praticamente quattro partite. Il Teramo giocherà in casa con Civitanova e Campli, poi va fuori con Chieti e Fabriano. Ecco, adesso non è che ti dico un pronostico, però ecco, come la vedi, io penso che concorderai anche tu, adesso con Civitanova lì diventa fondamentale, nel senso che le due in casa le devi vincere per forza, perché a quel punto, ecco, diciamo, con Porto Sant'Elpidio ti metti al sicuro. Io adesso non so il calendario del Porto Sant'Elpidio, però Teramo ha il confronto diretto a favore, quindi diciamo far fruttare il fattore campo probabilmente vorrà significare arrivare davanti alla squadra marchigiana, quindi ecco, questa di domenica prossima probabilmente è quasi una finale, esatto. Scudetto, insomma, da questo punto di vista, insomma. Tra l'altro viene da pensare per quanto riguarda poi le storie poi strane con coach Millina ancora una volta, come dire, sulla strada. È un po' un destino questo, eh? L'anno scorso ricordo il derby con Campi che valeva i playoff, quest'anno la partita diciamo chiave te la giochi sempre contro coach Millina in pratica. Sì, vabbè, poi è chiaro che sono allenatori che stanno sempre nel girone, quindi ci si incontra, insomma. Curioso, insomma, che esatto ci sia questo nuovo incontro. Allora Mario, chiudendo un po', insomma, siamo anche in fase d'arrivo, parlando ecco del settore giovanile per quanto riguarda il basketball, ti chiedo, insomma, ne abbiamo parlato un po' a microfoni spenti prima della trasmissione, comunque adesso com'è la situazione per quanto riguarda il settore giovanile del basketball? Appunto il Teramo Basket, che è in collaborazione con noi, insomma, siamo arrivati alla fase finale dei campionati. In realtà rimane, per quel che ci riguarda, in sospeso l'Under 18, che ci vedrà venerdì disputare la semifinale playoff andata e ritorno contro Teate Chieti, che è arrivata prima. Giocheremo venerdì in casa e venerdì prossimo andremo a Chieti. Anche qui loro hanno, diciamo, stravinto il campionato perdendo una sola gara contro l'altra squadra di Magic di Chieti. Sono appunto dei giocatori della prima squadra che stanno lì nella squadra giovanile, quindi sono abbastanza grossi, abbastanza difficili da... Però in questo caso un po' come Teramo con San Severo, hanno tutto da perdere loro, sì, praticamente. Vabbè, diciamo che poi non è, insomma, sono partite che ti puoi giocare, perché certo, poi a livello giovanile subentrano tante situazioni emotive, tante situazioni che magari vanno a ribaltare dei pronostici. Noi speriamo di farcela, insomma, questo è l'obiettivo. Chiudendo poi ti chiedo anche, fino adesso, se ti posso chiedere con una sorta di bilancio tuo personale sull'attività che è stata fatta quest'anno. Quest'anno appunto è stato il secondo anno di collaborazione fra la società del basketball che cura il settore giovanile al Teramo Basket e al Penta, e siamo soddisfatti perché è stato un anno difficile con l'apertura della palestra San Gabriele un po' ritardata, quindi molte partite spostate. Qualche difficoltà appunto di inserimento fra i vari giocatori, insomma, nei gruppi, però comunque stiamo procedendo bene e speriamo di continuare su questa strada, perché credo che fra l'altro la strada che porta alle collaborazioni è sicuramente una strada vincente rispetto a quell'altra, insomma. Basta che vediamo anche in Abruzzo come Pescara, insomma, abbia stretto delle collaborazioni, perché il discorso è che a livello giovanile ci sono troppe differenze fra il basket che conta di alcune regioni e quello abruzzese, quindi in Abruzzo si sta cercando in certe parti di viaggiare insieme, di unire le forze, perché per essere più competitivi, insomma.
Bene, allora siamo arrivati proprio al termine di questa nostra, appunto, di questa nostra rassegna stampa. Io ringrazio ancora Mario Di Francesco, il responsabile del settore giovanile del basketball Teramo, Teramo Basket. Grazie Mario. Buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, di prima mattina finisce qui, l'appuntamento come sempre è domani in diretta alle ore 7. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.